Tabelli, poi al Tabelli si porta al centro ed è Donadoni che si prepara la battuta e il pallone termina subito in gol. Probabilmente si tratta di autorete, rivediamo. E meglio di così non poteva cominciare. Al primo minuto di gioco l'Italia in vantaggio. Vedete l'esecuzione di Donadoni, c'è un grappolo in mezzo, va al Tabelli ed è il portiere che commette una grossa ingenuità toccando la palla nella propria porta, e potremmo definirlo sicuramente un autorete di Brunner, il portiere. Vantaggio di ritorno sbagliato, così che gli svizzeri vanno in avanti con Breghi. Pericolosa e gran gol degli svizzeri con Brigger, e Brigger che ha pareggiato la situazione su un errore dei nostri. Vedete Brigger che va alla conclusione, il suo sinistro è di quelli che si impennano e poi si abbassano improvvisamente. Avete visto che Zenga ha dato addirittura l'impressione di chiamare fuori la palla, in effetti palla che si innalza e poi improvvisamente si abbassa. Avete visto Zenga con le braccia alzate. E situazione di parità al 31esimo, 1-1 fra Italia e Svizzera. Abbiamo visto Altobelli, Ancelotti, Dossena, pallonetto di Dossena e palla in gol. Elaboratissima azione dei nostri ed è Altobelli che mette dentro dopo il pallonetto di Dossena e il colpo di testa di Serena. Vedete il colpo di testa di Serena, Altobelli, la rovesciata, il gol, molto elaborato ma anche molto molto bello. Siamo al settimo minuto del secondo tempo, Altobelli per l'Italia riporta in vantaggio gli azzurri, 2-1. Rivediamo ancora, vedete l'ottimo lavoro di Serena e il riflesso. E l'arbitro stavolta concede il rigore. Rivediamo, vedete Vialli indubbiamente ha un po' sottolineato il volo, l'arbitro ha avuto un attimo di decisione, sembrava che con il suo tipico gesto facesse cenno a Vialli di rialzarsi, invece poi ha indicato il dischetto e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore che Altobelli si accinge a battere, il tiro e il gol di Altobelli al 40esimo del secondo tempo, l'Italia segna il suo terzo gol, Altobelli doppietta personale, vedete va a segno Altobelli non lasciando scampo a Brunner, invece il pallone si è pericolosamente infilato ed ora la Svizzera va ancora al gol con Weber. Su azione d'angolo ha segnato Weber e siamo sul 3-2. Rivediamo, vedete lo stopper che arriva alle spalle di tutti e incorna in gol. Gol di Weber, 3-2. Con un'immagine completamente diversa, sono stati recuperati giocatori molto importanti come Busutil, come Gregori, come De Giorgio, come soprattutto il portiere Bonello, che il tipo calcistico dell'isola è spaccato a metà, metà per le squadre inglesi, metà per le italiane. Partiti intanto è Malta che manovra con Busutil, considerato il giocatore di maggior talento, ecco l'inserimento di La Ferla che allarga verso Farugia. Palla centro area ed è Bergomi che lascia partire una conclusione ravvicinata sulla quale il portiere Bonello si... Ferri, ed è proprio il debuttante Ferri che sigla nel modo migliore il proprio debutto in maglia azzurra
deviando in gol di testa il calibratissimo traversone di Donadoni. Bravo Ferri. Riccardo Ferri dell'Inter, lo vedete festeggiato, rivediamo. Vedete Donadoni che calibra in mezzo, lasciato solo a un'ottima scelta di tempo. Ferri accompagna praticamente con deviazione millimetrica il pallone nell'angolino. Rivediamo ancora il gol da diversa angolazione, avete visto il calibrato traversone di Donadoni, l'ottimo stacco di Ferri, nulla da fare per il portiere Bonello, 1-0 per l'Italia. Baresi, Dossena, Baresi. Buono per Vialli in profondità, va a chiudere Buttigieg, Buttigieg e Vialli sul fondo, bene Vialli, il suo cross, la porta vuota, il gol di Altobelli. Grande azione ancora degli azzurri e splendida la preparazione soprattutto da parte di Gianluca Vialli che ha offerto a Altobelli il più comodo dei palloni. Rivediamo, vedete Vialli sul fondo, fa fuori Buttigieg, poi calibra il pallone cogliendo in controtempo sia Bonello sia Holland, per cui è un giochino metterla dentro per Altobelli e siamo sul 2-0 al 20° del primo tempo. Confortante avvio della partita per i nostri. Ancora rivediamo dal basso il traversone molto morbido e ben calibrato di Vialli e il colpo di testa in tutta tranquillità di Altobelli per il disperato quanto vano. Arrivando di gran carriera Bagni che sembrava ben piazzato, Vialli lo ha messo fuori tempo ma va a riconquistare il pallone e ora glielo offre. Palla per Donadoni, gran destro, alto di pochissimo. Donadoni. Va via bene come al solito Donadoni, accelera, entra in area di rigore, viene messo giù e c'è calcio di rigore. È Azzopardi che ha messo a terra Donadoni. Vedete che Donadoni si è rivolto verso il giocatore che ha commesso il fallo su di lui come per dire in effetti mi hai buttato giù, l'arbitro non poteva far di rigore. In condizioni psicologiche tranquille, sapete che recentemente le nostre squadre di club e la stessa nazionale Under 21 della ripresa, l'Italia ha la possibilità di arrotondare il punteggio, parte Spillo, batte di destro e alza la mira, incredibile. Pure in condizioni di tutto riposo che allunga la falcata, Altobelli batte con il corpo all'indietro, colpisce il pallone dal Dossena, è stato fermato. Panchina italiana con Azeglio Vicini che parlotta con i componenti della stessa, avete visto vantaggiato, c'era De Napoli, Brighenti, il professor Vecchietti. Vialli bene di prima per Baresi, d'esterno per Altobelli che gira sull'avversario, arretrato il passaggio per Baresi che comunque mantiene il possesso della palla, la dà a Donadoni e c'è un nuovo calcio di rigore sempre per atterramento di Donadoni, nulla da fare dice l'arbitro Ture. Ripeto che questa storiellina dei rigori lì contro Bonello, siamo al 17° della ripresa. Ci riprova Altobelli e anche stavolta il portiere Bonello respinge. 8° del secondo tempo allo stadio Tahali di Malta, Italia 2 Malta 0, due tiri dal dischetto. Giannini, Vialli, De Napoli. L'Italia ha effettuato entrambe le sostituzioni a sua disposizione. Baresi, Donadoni, Matteoli. Matteoli per Vialli. Fuori il destro di Vialli che ha allungato la falcata. Oh, piacevole che il primo tempo. E indubbiamente può darsi che gli azzurri abbiano un po' subito il contraccolpo psicologico del doppio rigore sbagliato. Attenzione, c'è Zenga in uscita, c'è il pallonetto di Gregori sul fondo. Dirina, quando mancano poco più di 6 minuti alla conclusione, ecco Matteoli, Matteoli che va via molto bene, il suo pallonetto, Vialli, traversa piena, clamorosa traversa colta da Vialli ed ecco Sherry, il nuovo entrato, che ottiene un passaggio di ritorno, punta verso la nostra area da Busutil, Busutil al limite, ancora Sherry, palla ribattuta, Macevella sul pallone destro deviato, arriva un avversario e la palla è sull'esterno della rete. Profondità per Sherry, la cui conclusione è sul fondo.
fischia l'arbitro, è finita questa gara di Malta che l'Italia vince per 2-0. Dalla bandierina Donadoni, arcuata la parabola, sfiora Altobelli e poi tocca Bagni in gol. Gol di Salvatore Bagni al quarto del primo tempo, sbloccato il risultato. Bagni, che rivediamo, Altobelli che sfiora, Bagni che è appostato a due passi dalla porta e tocca comodamente in gol. Vediamo ancora. Vedete il colpo di testa di Altobelli e la deviazione. Lo sta per battere Donadoni. Ancora Altobelli e poi il pallone stavolta viene messo dentro da Bergomi. Azione praticamente analoga alla precedente. Altobelli stavolta non ha sfiorato il pallone, gli avversari. Vedete il cross di Donadoni, Altobelli che va allo stacco ma non tocca, palla che taglia tutta l'area, arriva dalla parte opposta Bergomi e in spaccata mette dentro, è il 2-0, nono minuto. Cabrini, Dossena, ecco il cross, Altobelli, splendida! La deviazione di Altobelli, vedete che anche Vicini applaude, un grandissimo gol. Avete visto, ha ripetutamente manifestato il proprio entusiasmo e vedete che è una grandissima girata di Altobelli. Rivediamo ancora, vedete che retrocedendo colpisce di collo pieno sinistro, nulla da fare per il portiere Bonello, è il 3-0, un gol di squisita fattura. 20... Malta sostituisce il numero 10 Perugia con il numero 4 Donadoni, il rinvio di Buttigieg, lo stesso Donadoni, c'è Cabrini che si propone come eventuale punto d'appoggio, poi c'è il traversone di Donadoni per lo stesso Cabrini, il tocco di Altobelli e il gol, leggerezza difensiva dei maltesi, ancora Altobelli, Donadoni, vedete mette in mezzo, c'è Cabrini che di tacco mette in profondità, c'è il guizzo di Altobelli che anticipa tutti e con un pallonetto mette fuori causa Bonello, è il 4-0, doppietta di Altobelli, 35esimo del primo tempo. Lo dà a Bagni, Bagni si incrocia con Giannini, dà lo stesso Giannini il quale offre la palla a Bergomi. Dossena in posizione di ala destra, converge dopo aver saltato De Giorgio, combina poi con Donadoni, Donadoni sguscia, rimpallo, Vialli, gol! Gol di Vialli dopo l'azione di Donadoni. 45esimo del primo tempo, siamo sul 5-0, vedete qui è un po' fortunato il rimpallo sull'attacco di Buttigieg, fa terminare il pallone sui piedi di Vialli che infila l'angolino alla destra del portiere Bonello. Rivediamo ancora lo slalom di Donadoni, il rimpallo che favorisce Vialli, il gol di quest'ultimo per il 5-0, risultato sul quale, mentre rivediamo ancora l'azione, con... di Lisbona. Ascoltiamo l'esecuzione degli inni nazionali. Per la foto di rito. Per quanto riguarda il Portogallo, dopo alcuni momenti di pretattica iniziale è stata ufficializzata questa formazione.
partite. Calcio d'avvio del Portogallo che manovra con Frasco. Per la battuta è pronto Donadoni. Molto affollata l'area portoghese, parabola a rientrare da distanza ravvicinata, c'è stato il colpo di testa di Altobelli che gira su Dossena. Dossena converge, tocca su Altobelli, non riesce il triangolo, un rimpallo, poi il colpo di testa di Frasco, l'arresto di Kim, l'attacco su di lui di Bergomi, il cross di Bergomi, la palla è per Altobelli, gol! Gol di Altobelli su manovra per la verità abbastanza occasionale dei nostri. Altobelli, puntualissimo, è andato a sbloccare il risultato. Ecco che rivediamo, vedete Altobelli sull'uscita del portiere lo infila inesorabilmente, azzurri in vantaggio a 3 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo, mentre Kim colpisce di testa, poi Baresi, poi rinvio di Giannini, ancora incitamento da parte del pubblico, mentre osserviamo ancora Frasco al cross, il colpo di testa di Baresi, la conclusione da fuori di Eduardo Luis, una mischia abbastanza accesa, insistono ancora con Alvaro i portoghesi, ecco Alvaro al tiro, sfiora Zenga e mette in angolo, pericolosissimo il Portogallo con questa tappureggiante. Jaime che anticipa Cabrini, converge, Veloso, largo per Mario Jorge, Mario Jorge all'indietro per Alvaro, palla ancora per i portoghesi, attenzione Alvaro, la dà fuori, poi è Giannini, mischia furibonda e alla fine Baghi che scaraventa lontano, Alvaro da questi a dito, da dito da quest'altra parte per Veloso, Veloso che salta Bagni, poi dà a Frasco il cross di Frasco, la presa di Zenga. E siamo al 46esimo del secondo tempo, il risultato è sempre di 1-0 per questa mente, non ha dato l'impressione della irresistibilità, ma che ha messo spesso e volentieri i paletti, come suol dirsi, i nostri, nostri che sono passati in vantaggio al 40esimo del primo tempo, ora gli azzurri vengono in avanti, fischia Votrò, è finita, l'Italia vince a Lisbona per 1-0 con gol di Altobelli, resta punteggio pieno del gruppo 2. Atalanta, Italien och nummer 9 Hans Holmqvist, Hammarby. 2 Giuseppe Bergomi också Inter, nummer 5 Riccardo Ferri likadant, nummer 6 Roberto Tricella från Verona och nummer 3 vänsterbacken Giovanni Francini från Torino. På mittfältet första och andra platsen i sluttabellen. Möjligen kan de påverka genom att spela bra i fortsättningen. Det inbördes förhållandet mellan Sverige och Italien. Dossena har varit mycket offensiv. Alltså första minuter blir lite mer defensiv nu på slutet. Här är inte offside markerar linjemannen. Och det är alldeles friläge. För Tricella, Iberon och domaren blåser straff. Ja men jag tycker att Sven, bollen är emellan. Tricella, Iberon har gått upp här. Är det inte bollen han spelar på målvakten? Domaren har en golfboll i handen som någon har slängt till förra våren, exempelvis förra våren. Det är avlägsnat. Han är inte så lätt att göra mål på, Ravelli. Inte ens på en straff. Nej! Och inte på returen heller. Nu ska vi väl säga att Ravelli rörde sig rätt tidigt, men eftersom straffen var som den var så tror jag att domaren kände på sig där lite att han var skyldig så att säga att ge Sverige en marginal här. Det är Ravelli och stolpen och så ut och så går returen över. Titta här. Det är en härlig räddning och det du nämner om att han går. Långt inkast av Eriksson. Hussein uppe ska han vara. Och där är Strömberg. Och
har spiken Lars-Gunnar Björklund bett att publiken ska sluta med sånt. Ulf Eriksson. Och han lyckas med det mesta. Nu ska han lyckas göra mål också. Oj, oj, oj. Sträcka finter. Han har nog bra respekt för Alto Belli här. Glenn Hussein törs inte komma upp någonting nästan. Vi har inte sett skymten av han. Nej, den Alto Belli släpper man inte utan vidare. Sikström. Genom till Peter Larsson som drivlar bort målvakten och där är bollen i mål. Italienare ute och protesterar hos linjemannen och vill ha offside. Skickar in italienska målvakten igen. Samtidigt som vi ser Peter Larsson skicka in bollen i mål. Och då behövde ju Hussein inte gå upp. Det räcker med att Peter Larsson gör det. Målet är godkänt. Och minuten är den 25:e. Elvan där. Det här är faktiskt ett ungt italienskt landslag. Det är det yngsta de har ställt upp med i en så viktig match någonsin. Medelåldern är 25 år. Det kanske inte säger så mycket, men sju man. Sju man, bara vi en i dem. Vialli där. Håller alltså den gamla ungdomslandslag. Det här gör han ju väldigt fint, Vialli. Är det inte härligt att se? Jo. Ekström på bröstet. Holmqvist assisterar och Lennart Nilsson. Och tillbaka Ekström. Han aldrig slår till. Väldigt bra. Ja, de arbetar oerhört. Och det kommer de nog få göra en halvtimme till. Ekström, smart. Och ett fint inlägg också av Holmqvist uppe. Och Lennart Nilsson är där. Och målvakten sänka två gånger. Det lyckas mot någon. Och med Alto Belli utanför spelet och chanserna så är ju detta italienska lag mycket måttligt. Han har inte varit förbi vettigt, om man så säger, en enda gång under de här 90 minuterna. Han var på väg en gång alldeles i början. Där blåser domaren av. Sverige har besegrat Italien med 1. Lancio di Franco Baresi, cioè Donadoni, il cross di Donadoni, il colpo di testa di Alto Belli. La degli svizzeri con Bickel che riesce a girare in mezzo, aggancia Trigger, mette fuori a vantaggio di Weber, la palla è per Sutter, il suo tiro sul fondo. Prima azione pericolosa della partita ad opera dei rosso. Marcavano completamente a uomo, è una delle nuove politiche dell'allenatore svizzero. Cabrini, in mezzo, Vialli. E poi Alto Belli che riesce a tirare. Cature dei nostri, gli levano spazio e non riesce a entrare in partita. In possesso di palla intanto Koller. Ecco il passaggio a Bickel. Finta e poi sinistro. Si distende e blocca senza difficoltà. Zeng. Sutter, Marini. Herman. Precisa però la manovra dei rossocrociati. Anche se molto lenta. Ancora Heinz Herrmann, carica a sinistro, lo taglia molto e il pallone diventa in su De Napoli, non c'è fallo, dice l'arbitro e galoppa in contropiede Heinz Herrmann, lo aspetta Baresi, lo ferma Cabrini, è pronto però Schutter, il suo sinistro è alto, riceve finalmente, ancora De Napoli, destro, alto e abbiamo visto che quando mentre Heinz Herrmann è pronto a battere il calcio di punizione, manca un minuto e mezzo, c'è la deviazione e la miracolosa parata. Vialli si gira benissimo, converge e mette il tiro e para Brunner. Per Vialli il cui tiro viene ribattuto. Subentra Cabrini, ecco il cross, il colpo di testa ancora da giocare e si butta magari su delle palle perse e non rincorre o non va a cercare delle palle per delle conclusioni, per cui anche per il difensore a volte è difficile capire cosa vuol fare. Bella combinazione intanto degli azzurri con Giannini che ha dato a Donadoni. Donadoni che mette in mezzo, aggancia Vialli, tira il portiere. Prima in mezzo
Koller, ora Sutter, Palmer, Sutter, ecco il cross, Altobelli, va in palleggio Altobelli, gli subentra Vialli, il passaggio per Bagni, il tiro alto, a far viaggiare Ferrara, sul quale si porta Weber, ma Ferrara riesce a dare a De Napoli, rimpalli, Ferrara, De Napoli, tiro! Sutter che in questo secondo tempo gioca in posizione molto più centrale, nel primo tempo ha giocato praticamente sulla fascia. Donadoni, tutto spostato a sinistra, lo aspetta Marini, Donadoni calibra il traversone, Cabrini, si rialza Bagni, ma zoppica vistosamente, lo vedete sul fondo, Heinz Hermann, sinistro, e va ancora, splendidamente Zenga a parare. Il sinistro di Cabrini sulla barriera, quest'altro di Ancelotti sul fondo. In caso di parità l'Italia avrà ancora a disposizione il match con il Portogallo il 5 dicembre a San Siro. Vialli, De Agostini ancora verso Vialli, in posizione di alla sinistra, entra in area di rigore Vialli, il suo tiro, gol, gol, grande gol di Gianluca Vialli, splendido. Sì, è un gol direi voluto a tutti i costi, non so se Vialli voleva tirare in porta o se da quella posizione volesse crossare, lo vediamo, la palla è andata sull'esterno, probabilmente ha guardato e ha visto che in mezzo non avrebbe potuto arrivare in tempo dei nostri, e probabilmente Vialli ha tentato un colpo impossibile e la palla è passata tra il palo. Roland Nilsson, il lancio del quale raggiunge in posizione di alla destra Strömberg, Strömberg mette in mezzo, palla pericolosa e va al tiro e al pareggio, ancora Larsson, nuovamente Larsson, quello che aveva segnato a Stoccolma, ci ha punito, rivediamo, vedete Strömberg che va via sulla destra, ancora una volta hanno trovato un buco da quella parte, il suo traversone, c'è Ferrara che tocca e al limite dopo il tocco all'indietro di Pettersson, la battuta di Larsson per l'1-1. Si riprende con questo calcio di punizione che sta per essere battuto da De Agostini. Il tempo è scaduto, siamo sull'1-1. Ecco la palla in area di rigore, Vialli! E ancora Vialli, straordinario, mette il gol. La prossima estate in Germania e pertanto questa partita ha carattere semi-amichevole. Clima giusto in squadra. L'arbitro, che è l'olandese Kaiser, ha dato il fischio d'avvio, battuto dagli azzurri subito in avanti con Franci allo stadio milanese di San Siro, Italia-Portogallo. Donadoni lo scambia con Ferri che ha un buon destro, lo lascia partire e Jesus, il portiere, Bergomi. Vialli. Vialli si gira bene, poi dà in profondità per Bergomi, il quale in corsa riesce a girare un buon cross, l'uscita di Jesus, la conclusione, poi va direttamente in gol di Vialli, c'è stata una finta di Donadoni, ma mi pare che il gol debba essere attribuito a Vialli, concertato il portiere, ecco che rivediamo, questo è il cross di Bergomi, l'uscita di Jesus, la conclusione da molto lontano di Vialli, vedete che si sposta Donadoni, palla affidata ad Altobelli, Altobelli per Vialli, Vialli che la gira subito molto bene per De Napoli, il quale tenta di entrare dalla destra, vince un take, Donadoni la cui conclusione è messa in angolo da... Comunque si debba presentare al meglio in ogni competizione anche se i due punti non sono importanti e quindi a questa alle nazionali va sacrificato tutte le coppe o il campionato. Attenzione però, c'è questo pericolosissimo affondo dei portoghesi che Zenga in qualche modo sventa. E per la verità nel corso del primo tempo non abbiamo mai visto impegnato.
ha effettuato quella respinta di pugni sulla quale poi c'è stato il gol di Vialli, mentre abbiamo visto che prova Carvaglio, barriera, poi il tocco di Giannini e Donadoni alla caccia del pallone, recupera Gilberto con questo passaggio verso Federico, ecco l'inserimento, la deviazione, Zenga che miracolosamente riesce a deviare in calcio d'angolo. Si incupisce sempre di più la partita, la visibilità non è delle migliori, intanto osserviamo Donadoni che effettua il traversone, Bergomi, Jesus con buon riflesso in calcio d'angolo, ha potuto a mio modo di vedere fischiare un fallo d'ostruzione. Un fallo di ostruzione in quanto i due giocatori portoghesi hanno chiuso in pratica sandwich il nostro che non ha potuto sicuramente proseguire. Si va intanto avanti, palla buona, Altobelli, tiro fuori. Beh, qui forse c'è stato un gioco di Vialli alto. De Napoli a De Agostini, De Agostini a Vialli, Vialli al limite, fermato, ma c'è Mancini. Mancini calibra il traversone, l'inserimento stavolta di Giannini è buono. 2-0. Si è ripetuta la stessa azione di prima, stavolta è scattato a tempo Giannini, è stato pescato ottimamente da Vialli e ha raddoppiato. Ecco che rivediamo la fase finale dell'azione. Giannini, vedete, dal basso in alto gol. Sì, molto bravo Giannini, ma direi bravissimo ecco Mancini che ha saputo aspettare, difatti il pubblico si sta innervosendo e Mancini comunque ha aspettato l'inserimento del Conte. In molti casi il giocatore mediocre quando arriva al limite dell'area, anche se vede che non ci sono possibilità per liberarsi della palla, tira ugualmente. Mancini da giocatore di classe ha voluto fare qualcosa in termini. Vialli, c'è il portiere fuori, porta vuota, ancora Vialli. Vialli effettua il traversone, il portiere miracolosamente riesce a intercettare, poi per poco non si porta. Ecco Francini, Francini per Vialli che ha una splendida intuizione, fa fuori in finta l'avversario, poi galoppa velocissima verso l'area di rigore, ecco ancora Vialli il suo traversone, il tiro! Anche questo molto molto bello, vedete De Agostini che esulta, ma grande prodezza di Vialli. Vialli specialmente nel secondo tempo ha giocato molto a fare assist, è partito da lontano, ha recuperato palloni e poi è stato molto bravo a piazzare la palla, perché ha aspettato veramente anche lui il compagno, gli ha servito un pallone che così in gergo calcistico si chiama un pallone dolce, cioè una palla che era facile da domesticare. Anche il tocco comunque di De Agostini era abbastanza in contropiede, probabilmente l'avrebbe portata avanti per poi poter fare il cross. Ed ecco che su questa azione l'arbitro Kaiser fischia la fine, il risultato si è arrotondato nel finale con i gol di Giannini e De Agostini.